stiamo lavorando insieme. Le 11.30 alle 13.30. 5. Buongiorno, cominciamo la nostra ricetta con Chef Erio. Buongiorno Chef. Buongiorno Mariù, buongiorno a tutti voi. Incominciamo, incomincio con la nostra ricetta. Guarda, già sto in opera. Non vale, perché anche io adesso ho la divisa da Chef. È vero. E quindi anche io oggi cucino, anche se col pensiero telepatia. Quindi in realtà in questo momento sto lavorando anche io, sto tagliuzzando le cipolle in questo momento, senza vedere, tagliuzzo le cipolle, guarda come sono brava, guarda, quanto infatti sono brava, è il sedano. Quanto sono brava, adesso sto tagliuzzando il sedano, guardate quanto sono brava, questi sono i miei, questi sono i tuoi. Perfetto. E questo è mio. Ecco qua. Abbiamo uguale, un taglio perfettamente vedi, uguale. Vedi come lavora bene la telepatia. Per preparare che cosa? Lo scopriamo insieme, vediamo, vedendo cosa c'è all'interno. Gli ingredienti. Allora, vediamo. Abbiamo quest'oggi scelto per voi insieme, io e Chef Erio, dei fagioli borlotti. Quindi fagioli borlotti. Eccoli così, qua. Così con queste giornate fredde. Sì, ci scaldiamo sì, un po'. Sì, il poi abbiamo il sedano, carota, cipolla. Ecco qui. Perfetto. Abbiamo visto. Vai, poi abbiamo il prezzemolo. Eccolo qua. Si vede. Eccolo qua. Ok. Bello, già pulito. Poi a foglie. Abbiamo ancora qualcosa che ci permette di superare queste giornate fredde con la pancetta. Vai. Affumicata. Poi abbiamo del rino. La salvia. Ieri la curcuma, oggi la salvia. Insomma, tutti i giorni scegliamo degli aromi diversi per insaporire le nostre ricette, perché io e lui telepaticamente lavoriamo talmente bene, ma talmente bene che andiamo proprio in sintonia continua. Ma questa anche è un piatto che ti può piacere? Ci piace, chef. L'abbiamo scelto insieme. Le patate. E poi le patate. Ecco qui. Ah, quindi praticamente mi sono fatto sgamare che l'ho scelto da sola. Ah, vedi le patate in blu oggi. Ho scelto da solo il piatto. No, l'abbiamo scelto insieme. L'ho scelto da solo, Mario. Chef, insieme mostriamo la ricetta. Quella di oggi. Prepareremo io e Chef Erio. Che cosa? Scopriamolo. Insieme, chef. Allora, borlotti e patate. Insieme, vai. Ingredienti per 4 persone. Tre patate medie. 200. No, facciamo alternato. Okay, allora io le patate. Comincio io tu. No, comincia tu, dai. Allora, 3 patate medie, 250 grammi di fagioli borlotti secchi, 80 grammi di pancetta affumicata, una carota, una cipolla e poi una cosa di sedano, 4 foglie di salvia, un ciuffo di prezzemolo, uno spiccio d'aglio, olio evo, sale e pepe, cube. Perfetto, insieme devo dire bellissimo, non mi è venuto. Allora guarda, sono prontissima. Una bella zuppetta di fagioli. Tagliamo aglio in camicia. Vai, vedi, aglio in camicia. Incominciamo a mettere la cipolla. Sì. E un po' di sedano. Un po' di sedano. Poi i fagioli, bisogna aprire anche i fagioli. I fagioli. Prendo un altro coltello, dai. No. Mi stai togliendo il lavoro. No, stiamo lavorando insieme. È più bello. Guarda, quando fai attenzione insieme con il barattolo. Va bene così. Allora, io ho scelto fagioli in scatola, perché non avevo tempo di cuocere fagioli. E non abbiamo tempo, quindi fagioli borlotti questi comprati da MD vanno benissimo se non avete voglia di metterli a bagno, vero chef? Una serata intera, brava. Ok, poi pancetta. Allora, aggiungiamo la pancetta, tutta. Tutta? Tutta. Ok. Vai, bello, guarda. Ok. Senti come fa? Si sente l'odore della pancetta e si sente borbottare.
Senti, è la pancetta. Allora, quello che è bello, che mi piace, che poi abbiamo scelto insieme, tra l'altro, colore, questa variante, il colore, ma soprattutto il sedano tagliuzzato così. Il sedano è tagliuzzato nel lato del ciuffetto. Brava, infatti ho messo anche le foglie. Le foglie che mi non vanno eliminate. E quindi inseriamo solamente nel brodo. In questo caso le inseriamo proprio per farle cuocere, soffriggere alla stregua della cipolla e della pancetta l'aglio. E dell'aglio in camicia. Lo togliamo. Io l'unica cosa che ho fatto prima, mi sono sbollentato, sono fredde, puoi assaggiarle, vai. No, grazie. Delle patate a bastoncino, vedi? Le abbiamo sbollentate prima. Le abbiamo sbollentate ovviamente prima, mostriamo, sì. Guarda, fagli vedere come le ha sbollentate. Perché le abbiamo sbollentate in poco tempo, eccole qua, grazie alla regia di Giada Gregoria. E sono tutte uguali. Ci ho impiegato una mezza mattinata. Mezza mattinata, due patate sono là dentro. Giusto, due patate. Devono essere tagliate così, di modo che la cottura sia similare. Perfetto. Allora, poi le scolate... No, le mettiamo in ultimo, perché già sono sbollentate, quindi rischiamo il pericolo di sfaldarle. Quindi allora, questo è, possiamo dire, una sorta di zuppa, chef, esatto, per i nostri telespettatori. Ma va bene anche come piatto unico, assolutamente. Possiamo sostituire, se vogliamo farlo come piatto unico, sostituiamo alla pancetta le salsicce. La salsiccia. Oppure possiamo fare un bel hamburger qui dentro, eh? Ti piace l'hamburger? Bellissimo. Io preferisco la salsiccia. Allora guarda, inseriamo salsiccia e borlotti. Quindi bene, abbiamo ovviamente riversato anche un po' di acqua di cottura. Pochissima acqua. E gli aggiungiamo la salvia. Allora. Anche io, chef, devo aggiungere un po' di salvia. Dai. Poco che già ho inserito. Saliamo in ultimo. Perfetto. Ok. Vediamo un poco. Questo non serve più. Ci servirà poi ovviamente anche il prezzemolo. Sì, sicuramente. Guarda, e lasciamo cuocere. Se notate, le cipolle le ho lasciate belle croccanti in vista. Devono essere così? Perché parliamo di zuppa. Anzi, io ti dico di più. In ultimo io gli aggiungerei anche poco di cipolla cruda, eh? No, chef, la cipolla cruda resta indigesta, papà. Mio padre. Papà. E quello dopo lo faccio. E infatti questa è una cosa dei papà. Quando mangiavano pasta e fagioli, poi tagliuzzavano a parte una cipolla bianca da mettere. Rossa, assolutamente. No, papà mio bianca. Mio i vostri rossa. Papà da mettere comunque nell'acqua e poi assaggiare insieme al cucchiaio di pasta e fagioli con la fantastico, pasta vista. Fantastico. Quel pezzettino di cipolla bianca e ma poi un po' sai, di pane raffermo. No, chef! Che lo fa anche mia figlia oggi, eh? Sì, sì. Non mangia pasta e fagioli se non c'è la cipolla fresca. Fresca, quindi da aggiungere, sì. Non proprio nel piatto, proprio a parte. A si parte. Taglia un pezzettino e si Anzi, mangia. Io gliela trito sopra. Sì. Fai un bel ciuffetto qui come decorazione, come dai. Decorazione. Ti tolgo questo barattolo che potrebbe così, tagliare. Sì, ok. Però... Guarda, siamo quasi pronti. Guarda, solo adesso aggiungiamo le patate. Bene. Vedi? Abbinamento patate e borlotti da provare. Ovviamente io vi ricordo la nostra pagina Facebook di Mattina 9, ritroverete tra un momento questo spazio della cucina con Chef Ferri, cucinando con MD, ecco, redazione di Mattina 9, @gmail.com, se invece volete interagire. Tanti momenti di diretta, la ricetta di oggi, ma anche tante precedenti. Allora, vedi Chef, come si amalgama? Cos'è che amalgama? La patata, l'amido della patata? La patata? Anche il sugo del borlotti? Ma dei borlotti. Io lo sai che ho una passione. Burro, viva il burro. Ho una passione nata per il burro, io senza burro non campo. La prossima volta entro in cucina e farò la danza del burro. Guarda, come giusto, si fa la danza del burro? Giusto una noce. No, anche io. Dai, pochissimo però. Allora, in questi giorni... bello, cremoso. Chef Ferri mi ha detto che se esatto, voglio grazie. Imparare meglio a cucinare, posso andare di mia volontà tutte le volte che desidero al suo ristorante, mangiando sul serio, che si trova a Nola, a due passi da Vulcano Buono, per cucinare, in questo caso, sul serio. Voi mangiate sul serio e io invece cucinerò sul serio. Quindi vi invito ad andare nei giorni in cui io non ci sarò, perché altrimenti potete... Devi rischiare. Ci sarò io il gusto. A controllare. Ci sarai tu. Però io verrò nella tua cucina, conoscerò i tuoi collaboratori. Ma lo sai, sei sempre la benvenuta. Lo so, però in questo caso in veste da chef, quindi allora, devo cucinare guarda, io. Cominciamo chef, a impiattare. Impiattiamo. Guarda, metto prima le patate. Aspetta, è mio, eh? Bellissimo, guarda. Mangeranno solo prezzemolo. Guarda, allora, l'impiattamento.
Guarda, lo faccio in questo modo. Prima le patate, vedi? Chef, però, ci vogliono gli occhiali poi. E poi gli mettiamo i fagioli. Vedi? A corona. Quindi alla base, esatto. I borlotti. E poi in cima, e al centro, nel cuore, queste patate. E io adesso faccio quello che ho annunciato prima. Chef, ho un'idea. Il tuo mini chef vuole suggerire un'idea al grande chef. Qualche crostino? Ma sicuramente. Siete d'accordo? Possiamo mettere il crostino, ma io vado oltre al crostino banale. Va di cipolla. Vado contro le regole. Tanto, se lo usate come cena, a letto, vigilate di spalle e il problema è risolto. No, ti prego, chef. Guarda com'è fantastico. Quindi vogliamo accontentare papà tuo, papà mio, tutti i papà. Adesso abbiamo sempre parlato delle mamme, parliamo oggi anche dedichiamo... di papà. Però poi litigano. Ma assolutamente le mamme, no. Basta le dargli le spalle dico... a letto. E non c'è la cipolla, non c'è la cipolla bianca. Oui, non ci sta. Dai. Ti immagini la scena? Dopo io l'assaggio. Allora, io assaggio la base. Che in realtà è l'incontro tra borlotto e patata. Tu ti assaggi la cipolla, quindi la parte un po' di pecorino. C'è il pecorino? Dio, che non c'era la ricetta, guarda. Infatti, appuntate. Questo quella. È il pecorino. Vedi? Ma giusto un poco. Questo sta a significare che non ci sono regole in cucina. Basta cucinare con amore. Guarda. E per qualcuno? Pensi ai genitori, pensa a papà, ti viene in mente la cipolla, la bini, bene. E che poesia, tutti i piatti diventano buon appetito poesia a tutti. Grazie alla maestria di Chef Ferio, tutti i giorni, nonostante i sapori tradizionali siano i consumi, siano sempre uguali, i medesimi, ma gli abbinamenti sono totalmente nuovi, rivisitati, originali, ma soprattutto hanno quel quid in più che piatti solo Chef classici. Ferio ci regala tutti i giorni, ovvero il quid dell'amore. Grazie Chef. A voi, a te, a tutti, un bacio, buon appetito. Andiamo mangiando sul serio, dai, siamo pronti? Adesso? Andiamo, siamo pronti? Andiamo insieme. Allora, aspetta, dobbiamo salutarli e andiamo da mangiando sul serio a Andiamo Nora. Tutti insieme, dai. I miei bacini Mariu e poi a te Claudio per i saluti. Ciao, bacini Mariu.